Tanto, tanto tempo fa, a Pechino regnava una principessa crudele. Era la bellissima Turandot, figlia dell'imperatore. Tutti i principi la pretendevano come moglie, ma lei non voleva assolutamente sposarsi. Fu così che inventò una strategia. Un giorno, il banditore sulla piazza di Pechino annunciò: Solo chi risolverà i tre enigmi avrà esposa Turandot, ma chi fallirà pagherà con la propria vita. Il principe di Persia tentò la sorte e voleva sposare Turandot, ma come tanti prima di lui, perse la sfida. Quella sera ci fu il corteo funebre per la sua esecuzione. Non ci sarà più fine a questa crudeltà. Come lontano i bel tempi in cui regnava l'imperatore! Mentre la folla andava verso la reggia, nella piazza, Calaf, un giovane principe straniero, riconobbe il padre Timur accasciato a terra accompagnato dalla schiava Leu. Calaf si stupì perché non li vedeva da anni. Quale sorte vi ha portato qui? Ho perso il trono in seguito ad una guerra. Ecco perché mi trovo qui esiliato. Rispose il padre. In quel momento, sulla scalinata della reggia, apparve la principessa Turandot. Era conosciuta anche nei regni lontani per la sua stupefacente bellezza, ma anche per la sua crudeltà. Era una donna imperiale, autoritaria, spietata. I suoi sudditi la odiavano e la chiamavano principessa di ghiaccio. Calaf ne fu colpito e, coraggioso e testardo quale era, decise di affrontare la sfida di Turandot. La folla cercava di dissuaderlo perché temeva di dover scavare la fossa anche per lui. Ma il principe straniero non ascoltò i consigli e decise di suonare 3 volte il gong. Un ultimo sforzo, portiamolo via, portiamolo via, portiamolo via. Lasciatemi la forza da scagliampe. Nel buio c'è segnato, ahimè, il tuo crudele destino.
L'imperatore ed i sudditi temevano per la sua sorte. Erano ormai stanchi di tutte quelle morti e così implorarono Calaf. Ma no, principe straniero! Non essere incosciente! Sono morti molti principi che non hanno saputo risolvere gli enigmi. Pong e Pang, i tre ministri di Turandot, diedero a Calaf con timore i tre enigmi da risolvere. Calaf, che era molto arguto, li risolse tutti e tre fra lo stupore dell'imperatore, dei ministri e di tutto il popolo. La folla mormorava. Oh, com'è possibile! Sì, nessuno prima di lui era mai uscito. Turandot ora si dovrà sposare. Turandot non voleva cedere e pianse calde lacrime. Calaf, intenerito da quel pianto, le concesse una possibilità. Se entro le prime luci dell'alba scoprirà il mio nome, sarai libera. Io avrò perso la sfida e tu potrai decretare la mia morte. Allora Turandot ordinò ai suoi sottoposti. Nessun dorme in Pechino! Andate in tutte le case e prima del mattino cercate di scoprire il nome del principe straniero.
Scovate quel vecchio e la sua serva, lo conoscono di sicuro. Quella notte le guardie misero a soqquadro la città, Timur e Liu vennero catturati e la schiava per amore si sacrificò. Solo io conosco il nome del principe straniero, fate di me quello che volete. Fu così che Liu venne uccisa. Durante il corteo funebre della schiava, Calaf e Turandot rimasero soli. Lui riuscì a strapparle un bacio. «Mi chiamo Calaf!» Le svelò, ma lei ormai innamorata non voleva la sua morte e rivolgendosi ai suoi sudditi. «Vi presento il principe straniero, sarò la sua sposa. Il suo nome è Amore!»